Ok, siamo ritornati online. Allora, dopo questo stop tecnico di qualche minuto, riprendiamo con il talk di Luigi Di Naro, relativamente a Hadoop con Docker e Kubernetes. Grazie dell'opportunità, buongiorno a tutti e benvenuti a questa sessione di approfondimento degli Hadoop Days Italia 2020. Chi vi parla è Luigi Di Naro, come egregiamente presentato, quindi non aggiungo altro, e nei successivi 30 minuti sarà mio compito illustrare le potenzialità di esecuzione di Hadoop all'interno di un ambiente basato su container. Alcuni concetti che vedremo saranno generici, ma nello specifico userò l'implementazione di Docker come base per tutta la trattazione. Il percorso proposto si articola in 5 fasi, così come mostrato nella slide. Inizieremo introducendo i container e alcuni elementi a cui fare attenzione durante il loro uso o nella loro realizzazione, per poi proseguire con una serie di passi che idealmente ci porteranno ad un ambiente di produzione residente. Prima di iniziare, una precisazione. Il contenuto di questa presentazione è molto più ampio dei 30 minuti a mia disposizione. La scelta è voluta e ha lo scopo di lasciare traccia con contenuti un po' più ampi a chi successivamente volesse approfondire. Tutte le considerazioni che andremo a fare da qui in poi saranno destinate ad un ambiente di produzione. Ultima considerazione. Seppur sia naturale, approcciandosi a una nuova metodologia o tecnologia, documentarsi e usare la rete a tal fine, bisogna fare molta attenzione. La rete, indubbiamente, è uno strumento molto potente, ma va usato con attenzione per non incorrere in risultati inattesi. I container, e Docker in particolare, sono tecnologie relativamente nuove sulle quali in molti si stanno cimentando, ma soprattutto sulle quali fa, tra virgolette, figo parlarne. In un tale contesto, permettetemi, le perle di saggezza non risiedono nelle ostriche come è naturale aspettarsi, ma nella spazzatura. Molti degli esempi proposti hanno banali errori. Il mio consiglio è di usare l'approccio colpevole fino a prova contraria. Dubitate sempre degli esempi o dei container pronti all'uso, analizzateli a fondo prima di farne uso. Cautela da applicare naturalmente ad un ambiente di produzione. Se il vostro intento è semplicemente provare Hadoop, non vi serve neanche il contenuto del mio intervento, ovviamente. Nel riquadro a destra, estratto dalla documentazione ufficiale, trovate il modo di avviare Hadoop dentro un container con quattro semplicissimi passi. Chiarito lo scopo e il metodo che userò, iniziamo col primo tassello. Ogni fase l'ho idealmente immaginata come una piramide della conoscenza che, partendo dalla base, arriva a dare gli spunti necessari per procedere in autonomia su quel determinato argomento. La prima piramide introduce i container, Docker in particolare, evidenzia le differenze tra container e virtual machine e ci porterà ad applicare questi concetti al mondo Hadoop. Un contenitore, o container in inglese, o forse sarebbe meglio dire un container o un contenitore in italiano, ma io userò sempre il termine inglese perché è meno ambiguo in ambito tecnico, è un modo per isolare un'applicazione in modo tale che sia autosufficiente. Sfrutta alcune delle caratteristiche introdotte nelle ultime versioni del kernel Linux e si basa su formati standard. Risulta leggero perché condivide il sistema operativo sottostante e sicuro perché l'applicazione gira in un ambiente isolato. Docker è una delle prime implementazioni di container e ad oggi il formato più diffuso. Visto il notevole interesse creatosi attorno al container, sono emerse esigenze di standardizzazione, una delle quali è containerd, proposte e supportate dagli stessi autori di Docker, ma oggi non più strettamente legate ad esse. Se consideriamo un container,
un modo per impacchettare un'applicazione, allora è doveroso confrontarlo con altre tecnologie, soprattutto presenti nell'ecosistema Python, utili allo scopo. Difetto che le accomuna, le librerie, non pure Python, necessitano di attenzione particolare. Se consideriamo i container come uno strato di virtualizzazione, va detto che gli stessi e le macchine virtuali hanno vantaggi simili in termini di isolamento e allocazione delle risorse, ma funzionano in modo diverso, perché i container virtualizzano il sistema operativo, mentre le virtual machine virtualizzano l'hardware. Che decidiate di costruire la propria immagine Docker o di utilizzarne una realizzata da terzi, è fondamentale imparare a valutarla. Valutazione che va fatta adottando il principio espresso poc'anzi di colpevole fino a prova contraria, o se vogliamo dirlo in inglese, broken by default. Nelle successive slide trovate un banalissimo esempio preso dalla rete con gli errori evidenziati. Altro elemento da attenzionare in un'immagine è la sua riproducibilità tra una build e l'altra. Ma fermiamoci un attimo. Abbiamo visto come valutare un'immagine ed esiste un'immagine ufficiale Docker di O2. È il caso che partiamo da query. Sembra naturale. L'immagine ufficiale Docker, supportata nella versione dalla 12 alla 14, è scaricabile liberamente da Docker Hub, mentre il codice sorgente risiede su GitHub come progetto fratello di O2 Server. Presenta alcuni pro e purtroppo molti più contro che in definitiva la rendono inutilizzabile come immagine di produzione, sia che la si voglia utilizzare direttamente, sia che la si voglia utilizzare come base di partenza per una propria immagine. Le slide seguenti evidenziano le parti sul sorgente prelevato dal Git ufficiale. Ma supponendo, e ciò è difficile nel contesto italiano, di voler usare O2 senza nessun modulo custom, derivare una propria immagine ed applicare le patch di sicurezza è abbastanza banale. Il vero problema dell'immagine di O2 risiede nel supporto, legato a quello di O2 stesso. Le build terminano il loro ciclo di vita insieme alla versione di O2 e da quel momento in poi vi troverete un'immagine non aggiornata, a meno che non procedete in autonomia. Pertanto, prima di adottare tale immagine, valutate attentamente questo aspetto, che risulta prioritario rispetto a qualunque considerazione tecnica. Il secondo blocco è dedicato alla build di un'immagine Docker, e purtroppo, per esigenze di tempo, sarò costretto a saltare. Mi soffermerò solo sull'ultima parte, più precipitatamente legata ad O2. Ottenuta l'immagine base, così come sommariamente mostrato nelle slide precedenti, vediamo qualche trucco per facilitarci e facilitare la vita al sottosistema di CDCI adottato. Partendo da un fork del repository Git ufficiale di O2, inserire una o più cartelle che conterranno tutto l'occorrente per costruire l'immagine nel ramo principale. Come organizzare il tutto resta comunque una vostra scelta. Quello che vorrei evidenziare è che inserire la o le cartelle di build direttamente nel ramo principale del sorgente O2 non rappresenta alcun problema, in
in termini di messa in sincronia del fork ed ha il vantaggio di poter creare un trigger di build sui cambiamenti del vostro repository legati alla sincronizzazione con il repository principale di Hadoop. Il sottosistema di CDCI si troverà i file specifici del vostro ambiente e potrà costruire l'immagine. Un semplice git pull Odoo, git push il vostro fork e avrete l'immagine aggiornata. Altra considerazione riguarda Odoo Setup Tools. Tale strumento è poco utile in un ambiente container, a meno che non vogliate impacchettare un'immagine da svariati giga. Il motivo principale risiede nei moduli autoinstallanti di Odoo, che ragionano in funzione di cosa è stato installato in quel momento. Di contro, con Setup Tool, è difficile, se non impossibile, esprimere dipendenze in funzione di parametri estratti dal runtime. Altra difficoltà è che i moduli Odoo presenti sul repository Python sono spesso rilasciati per pacchetto, ad esempio LDCNT, e non per singolo modulo, il che rende impossibile una installazione selettiva di uno solo di essi. Per tali ragioni, crearsi un proprio script di build è preferibile a usare il tool standard, anche se questo sarebbe decisamente più comodo. L'utilizzo di uno script di build ben fatto ha anche il vantaggio di permettere di ottimizzare l'immagine e renderla di dimensioni decisamente inferiori, come mostrato nelle slide successive. Applicando le tecniche viste precedentemente, l'immagine di produzione che usiamo risulta mediamente di 550 MB, contenente non solo Odoo, ma anche tutte le librerie extra necessarie ai moduli custom, che da sole pesano circa 100 MB. Seppur velocemente, siamo al quarto step. Arrivata a tale traguardo, abbiamo a disposizione la nostra immagine costruita in precedenza e siamo pronti ad avviarla. Prima di farlo, è necessario fare delle scelte su come configurare al meglio Odoo per l'ambiente nel quale lo andremo ad eseguire. Per far questo, è doveroso spendere qualche minuto analizzando i servizi che lo script di avvio esegue per conto nostro. Andremo, infine, a fare delle considerazioni su come configurare correttamente il tutto per essere pronti ad avviare la nostra istanza. In un'installazione classica si tende a non dare troppo peso ai processi che dietro le quinte Odoo avvia una volta invocato con il suo script di startup. All'interno di un'installazione a container, questi invece assumono un'altra rilevanza e la loro ottimizzazione è un fattore di successo. Tre i processi principali che compongono l'ecosistema Odoo: il worker HTTP, responsabile di servire le richieste web, il worker che gestisce le richieste del long poll e i worker destinati ad eseguire le azioni programmate, ovvero i cron. Se il worker HTTP non necessita di particolare attenzione, non è così per gli altri processi. Avviando Odoo in più di un container per servire lo stesso database, bisogna fare attenzione al processo di long poll. Nella slide ho raccolto alcune indicazioni che a mio avviso è utile prendere in considerazione. Analogo ragionamento va fatto per i processi di gestione delle azioni programmate. Anche se in questo caso Odoo non ha un comando specifico per eseguire il processo cron in maniera separata dal server HTTP. Ciononostante, la scrittura di un tale comando è attività al limite del banale. Compresa l'anatomia dei processi Odoo, facciamo alcune considerazioni generali su come gestire un'applicazione all'interno di un container per evitare di commettere l'errore comune che molti big piani fanno, ovvero applicare le stesse considerazioni e le stesse best practices che userebbero su una VM anche per i container. Seppur a livello astratto simili, container e VM sono profondamente diversi, pertanto diverso deve essere il modo di utilizzarle. Senza pretesa di essere esaustivo, ho raccolto alcune indicazioni utili per sfruttare bene un'applicazione all'interno di un container. Vediamole. Finché possibile,
la gestione delle risorse va lasciata al gestore del container e non al container stesso. Va avviato un unico processo per container, preferire container stateless. Il processo in esecuzione deve essere monitorabile dall'esterno. I log vanno inviati allo standard output e mai scritti su file. Il processo deve uscire in caso di errore. Applichiamo dunque questi principi ad Odoo. Un processo per running container significa separare i tre processi distintivi di Odoo ed avviarli in container separati. Se riportate alla memoria uno dei passi precedenti, avevamo costruito lo script di startup in modo tale che accettasse comandi diverse. Un solo processo per container significa sostituire il concetto di numero di worker con numero di running container. Alcune specificità di configurazione dei singoli processi sono riportate nella slide a cui si può fare riferimento in seguito. Permettere al sistema di monitorare lo stato del processo in esecuzione significa dotare Odoo di un meccanismo in grado di comunicare lo stato di salute dei suoi processi. Infine, distribuire il carico su più processi paralleli che potrebbero risiedere su macchine fisiche diverse significa affrontare il problema della condivisione dei dati presenti nella data DIR. Siamo finalmente giunti in fondo. Costruita l'immagine e configurato correttamente il tutto, possiamo avviare e goderci il nostro ambiente Odoo distribuito e scalabile. Una trattazione degli argomenti di esecuzione va oltre lo scopo di questo mio intervento. Ciò non di meno, giunti in fondo, è doveroso almeno elencare i più utilizzati. Ma se mi avete seguito fin qui, forse vi starete chiedendo, ma ne vale realmente la pena? Qual è il caso d'uso di una siffatta architettura? Per rispondere a questa domanda, ho raccolto in maniera sintetica i dati di un nostro cliente. Quando, quasi 2 anni fa, mi fu affidato l'incarico di CTO presso Databood, con l'obiettivo principale di realizzare una complessa applicazione per un cliente del settore finance, mi trovai di fronte ad una scelta: buttare alle ortiche le mie conoscenze su Odoo e partire da zero con un nuovo framework, oppure provare ad usare Odoo. Se non altro, il framework. È facile intuire quale sia stata la mia scelta. Il framework Odoo, nonostante abbia in taluni casi mostrato qualche limite, ha retto in un contesto non propriamente usuale. Il merito va equamente distribuito tra il framework Odoo e le tecnologie di supporto infrastrutturale, Docker e Kubernetes in particolare. Considerazione personale. L'uso dei container ha ricoperto un ruolo significativo non solo a livello architetturale, ma anche nell'armonizzare il lavoro svolto da 2 team diversi in 2 nazioni diverse. Grazie per aver partecipato e buona giornata a tutti. Eccoci qua, di nuovo live. Spero che il mio microfono sia un po' più buono in questo momento perché l'ho sostituito, ma è il bello della diretta. Allora, benvenuto Luigi. Grazie Presidente. Tutto bene? Tutto bene, sì. Tu? Lui tutto bene, dai, oggi siamo a 1000. Luigi è uno dei, diciamo, membri storici della nostra associazione, insomma, credo che tu abbia fatto tutti gli Odoo Days. Sta nella, sì, più. Solo a dare una capatina, però c'eri. Sì. Allora, intanto, insomma, lavoro abbastanza importante, utile da un punto di vista sistemistico. Sicuramente ci sono svariate situazioni in cui si possono applicare questi tuoi consigli. Ovviamente, oltre al video, credo che tu abbia messo a disposizione anche delle slide che poi pubblicheremo, giusto? Sì, sì.
ho messo a disposizione tutte le slide, così tutto quello che non abbiamo visto nel video si potrà vedere nelle slide. Perfetto, perfetto. Allora, mi chiedono se hai un esempio caricato di Docker usabile in produzione su GitHub o da qualche parte, in maniera tale, insomma, che si possa studiare. No, allora, non è caricato su, non c'è un esempio caricato su GitHub, proprio perché non è un qualcosa di molto specifico che va tarato sulle specifiche esigenze. Chi me l'ha chiesto, l'ho fornito, posso, nell'ipotesi che venga considerato un esempio e non un prendo e uso, renderlo disponibile. Ok, perfetto. Dai, diciamo che potresti mettere a disposizione un po' di spunti, sì, sì, per poter sì. Rendere, diciamo, poi condivisibile e riutilizzabile anche come spirito, insomma, no? Che ci naturalmente. Mi chiedono quando è conveniente investire in questo tipo di gestione, sviluppo, produzione, situazioni particolari, cioè dalla tua esperienza cosa puoi dirci? Beh, era l'ultima parte del video che proprio volevo riassumere, seppure in pochissime parole, il quando e perché utilizzare questo tipo di infrastruttura rispetto a un'installazione normale o classica. Diciamo, il motivo per quando è utile usarlo è principalmente dove si hanno più persone che lavorano attorno a un progetto, si hanno esigenze di scalabilità. È ovvio che se stiamo parlando di un'installazione che serve due o tre utenti contemporanei, potrebbe essere anche eccessivo mettere su questo tipo di infrastruttura. Se parliamo, come nel nostro caso, anche di 1000 utenti, di cui 400, 500, 600 in contemporanea, allora esigenze di scalabilità sono da attenzionare con maggiore dettaglio rispetto a un'installazione più piccola. Quindi parliamo di un'installazione mediamente rivolta alla media impresa. Noi principalmente lavoriamo con la media impresa. Ha anche un vantaggio in termini di sviluppo. Quando ha il vantaggio in termini di sviluppo? Quando si hanno più persone che lavorano allo stesso progetto. E il vantaggio principale qual è? Che una volta che io faccio i test sul container, quindi passo alla parte funzionale che mi fa i test sull'ambiente, sono sicuro che passando in produzione questo container avrò gli stessi risultati, quindi le stesse performance che avevo sull'ambiente di test. Quindi è utile sia nella gestione del carico distribuito, ma è anche utile a chi sviluppa per avere certezza che ciò che è stato sviluppato poi è lo stesso che porterò in produzione. Perfetto, perfetto, è stato abbastanza chiaro. Ovviamente mi fa piacere che hai fatto dei passaggi importanti sulla sicurezza, per cui capita spesso e volentieri che si prende la roba dalla rete così com'è, senza andarsi a curare magari di banalità che poi possono risultare, diciamo, incisive da un punto di vista della sicurezza informatica. Allora, spero di avere su questo punto trasmesso che forse è la parte più importante del tutto, cioè chi prende c'è la sensazione di poter prendere Docker e utilizzarlo as is, tralasciando tutte quelle che sono le problematiche di sicurezza, e che poi porta qualcuno a dire guardate che l'utilizzo di Docker rende la rete insicura. Non è tanto l'utilizzo di Docker, ma l'utilizzo che ne faccio. Se prendo qualcosa senza controllarlo e me lo metto nel mio ambiente di produzione, mi assumo le responsabilità di tale scelte. Chiaro, soprattutto in ambiente di sicurezza. Spesso io il problema è sempre tra la sedia e la tastiera. Va bene, Luigi, io ti ringrazio per essere stato qui con noi in questo momento e ti saluto. Ci vediamo alla prossima occasione. Grazie a te, grazie a tutti per... E da oggi partirà la tua carriera di YouTuber. Spero, ho iniziato e ho finito qua. Dai, dai, oggi ci stiamo cimentando tutti in questa nuova avventura. Allora, quindi salutiamo Luigi e diamo adesso spazio.